così giovane, solo 23 anni, però hai già accumulato, come dire, delle esperienze anche in Serie B, dove, se non sbaglio, hai realizzato anche una rete Sì. nella Ternana. Ecco, cosa spinge un giocatore come te, talentuoso, comunque ancora molto giovane, nello scendere di categoria? Quali sono state le motivazioni? La motivazione, sono tante le motivazioni, però sono venuto a Foggia e ho accettato subito dopo aver parlato col mister di questa piazza. Quindi non è il problema scendere di categoria, il problema è poi trovare le motivazioni giuste per affrontare un campionato importante. E per me questo personalmente è un campionato importante. Scendendo dalla Serie B, avendo avuto l'anno scorso un'annata molto difficile per infortuni e altre cose varie, per me questo è un campionato molto importante, ogni partita per me è l'ultima. Quindi guardiamo partita dopo partita e cerco di migliorare giorno dopo giorno. Ecco, proprio per questo, nelle prime partite che hai disputato, ecco, un bilancio, volevo sapere secondo te sei soddisfatto, insomma, del tuo rendimento? Soddisfatto no, perché io non mi accontento mai, io trovo sempre qualcosa che non va. Quindi credo di poter fare ancora molto meglio. Quindi ogni giorno cerco di applicarmi meglio, di essere sempre concentrato e migliorare nelle piccole cose che mi dice il mister. Quindi soddisfatto come hai detto tu, no, però sono sempre sul pezzo per fare sempre il meglio. A livello tattico volevo sapere, nel 4-3-3 di Mister De Zerbi, come ti trovi? Ecco, se hai già giocato con questo modulo, se si rifà un po', come dire, alle tue caratteristiche, alle tue peculiarità tecniche? Sì, ho sempre giocato, diciamo, 4-3-3 o 3-5-2, quindi il terzino lo faccio da tanto tempo, però posso fare anche l'esterno alto nel 3-5-2. Col mister mi trovo molto bene perché il mister è uno che vuole i terzini molto offensivi, quindi per me è perfetto, però ovviamente devo migliorare molto di più nella fase difensiva, dove comunque bisogna stare sempre attenti. 8 presenze su 8, 6 da titolare, 2 no, insomma, te l'aspettavi così? Come lo valuti, insomma, questo avvio? No, io lo valuto abbastanza, per noi è andato tutto abbastanza bene, diciamo, a parte qualche punto che abbiamo lasciato immeritatamente. Però a livello personale credo che nella nostra squadra non ci sono titolari e panchinari. Nella squadra nostra c'è il mister che ogni giorno valuta noi calciatori giorno per giorno. Chi sta meglio, il mister schiera la formazione in base a chi sta meglio durante la settimana. Quindi queste 6 partite che ho fatto credo di essermi guadagnato durante la settimana, come farò durante l'anno. Cosa viene mancato secondo te per fare qualche punto in più che tu pensi che avreste meritato? Ci è mancata la cattiveria che abbiamo ultimamente, quella ci è mancata. Ci è mancata la cattiveria negli ultimi 30 metri. Giochiamo bene, arriviamo lì, giochiamo nella metà campo dell'altra squadra per 90 minuti, ci è mancata la cattiveria per poi vincere la partita. A Ischia siete stati comunque pratici e concreti, insomma, questa è stata un po' la novità rispetto alle partite Sì, precedenti. a Ischia dovevamo vincere, siamo partiti con la mentalità giusta, siamo scesi in campo che c'era una squadra sola ed eravamo noi, quindi a tutti i costi dovevamo portare a casa i 3 punti e ce l'abbiamo fatta. Senti, come sta andando questa settimana e insomma una tua valutazione su questa partita di sabato e Savoia, più o meno cosa sai o chi conosci della squadra avversaria? Questa settimana, come tutte le altre, noi da quando siamo qui non abbiamo mai sbagliato un allenamento. Siamo un gruppo che da poche parti ho trovato un gruppo così forte. Quindi siamo un gruppo di uomini veri e professionisti soprattutto. Quindi questa settimana sta passando come tutte le altre, concentrati e a lavorare per poi vincere sabato e fare una grande partita sabato. Sabato sarà una partita non facile, come ho sentito da qualcuno. Non facile perché troveremo una squadra che si difenderà con una linea 5 e ci aspetteranno lì nella loro metà campo e non è facile giocare contro squadre così. Però noi dobbiamo fare
quello che sappiamo fare, giocare come ci dice il mister, giocare come sappiamo noi, e poi credo che se giochiamo così e abbiamo la mentalità giusta e la cattiveria giusta, credo che non ci sarà neanche partita. È un buon momento per voi venire da una vittoria e un pareggio. Il pareggio contro la capolista Salernitana, una vittoria che volete dare continuità, dovete dare continuità anche perché avete un po' più di tempo. Sì, noi dobbiamo dare continuità. Noi siamo partiti con la Salernitana e abbiamo fatto una grande partita. Potevamo vincerla anche. Abbiamo giocato a dischi e abbiamo vinto. Ora vogliamo continuare così, perché questa qui è la strada giusta. Il doppio turno interno cosa rappresenta e cosa può rappresentare per voi? Per noi è molto importante. Avere un doppio turno in casa davanti ai nostri tifosi è un punto di forza. Quindi per noi è importantissimo e non vedevamo l'ora di giocare in casa. Giocare in casa è molto diverso da giocare fuori casa. Davanti ai nostri tifosi è tutto più facile. Qual è l'errore da non fare e invece le cose buone da portare nelle ultime gare in questo doppio turno? Le cose da non fare è non perdere la mentalità che abbiamo ritrovato in queste ultime partite. Essere sempre concentrati fino al 96esimo, fino a che l'arbitro non fischia. Quindi dobbiamo continuare così con la mentalità che abbiamo ritrovato e con la cattiveria che abbiamo in questo momento. Ti chiedo a livello innanzitutto di squadra, quanto è stato difficile il periodo in cui è mancata la vittoria? Tanti pareggi, non sono sconfitta, però si sentiva la mancanza di 3 punti anche per quello che stavate producendo in campo. Sì, a noi mancava vincere la partita. Mancavano i 3 punti perché comunque giocando 90 minuti nella metà campo dell'altra squadra giocavamo bene e arrivare agli ultimi 30 metri ed essere sempre un po' molli e poi andare a casa con un punto ci rodeva un po', però abbiamo continuato così, non abbiamo mai mollato, abbiamo continuato a giocare come abbiamo sempre fatto, poi consapevoli che di essere una grande squadra e che i risultati poi arrivano. Invece a livello personale, sempre sullo stesso passariga, il momento in cui hai dovuto fare queste 2 panchine c'è stato un attimo da stringere i denti, da rimetterti un po' in gioco? No, io penso che nella nostra squadra non ci sono titolari e panchinari. Nella nostra squadra chi si allena meglio gioca la domenica. Abbiamo un mister che da poche parti ci sono allenatori così. Per noi è una fortuna avere il mister De Zerbi. Quindi noi tutta la settimana ci mettiamo in mostra mettendo in difficoltà lui. E poi lui farà scendere il sabato in campo la squadra che sta meglio. Quindi in queste 2 partite in cui sono stato fuori io mi sono messo a disposizione come ho sempre fatto, nello stesso modo in cui ho giocato le scorse settimane, sperando di entrare e dare il mio contributo a partita in corso. Quindi la nostra forza è anche questo gruppo che anche chi entra, anche chi non gioca, anche chi va in tribuna è unito. E questa è una grande cosa. Del Savoia cosa sai, cosa conosci, cosa avete visto in settimana? Del Savoia, oltre a sapere l'aspetto tattico, giocatori che giocano lì non ne conosco, però sono del parere che a un certo punto non bisogna più guardare l'altra squadra, noi dobbiamo guardare noi stessi, migliorare noi stessi ed essere consapevoli di quello che siamo. Ti aspetti un avversario magari più chiuso rispetto a tanti altri che verrà qui a cercare di puntare soprattutto sul pareggio? Sicuramente troveremo una squadra che si metterà nella loro metà campo e giocherà la partita con le ripartenze. Noi infatti stiamo preparando la partita così, di giocare con tranquillità, di giocare sempre la palla, di essere cattivi e stare attenti anche alle ripartenze. Magari forti anche dell'esperienza di Melfi e Aversa, 2 squadre che sono venute qui a cercare di portare più punta, alla fine ci sono riuscite. Rispetto a quelle gare cosa deve dare in più forte? Noi giochiamo contro squadre che si chiudono e ripartono perché abbiamo sempre noi la palla, non giochiamo per 90 minuti e poi le squadre ripartono e in una partita faranno un tiro in porta massimo. Quindi noi dobbiamo cercare di non fargli fare neanche più quel tiro in porta. Noi se siamo cattivi e abbiamo la pazienza di giocarla dall'inizio alla fine possiamo fare una grande partita e poi il risultato dopo arriva sicuramente. Al di là del fatto che dovete spingere tanto, di particolare o di diverso rispetto ad altri allenatori o 4-3-3, cosa chiede ai terzini in De Zerbi?
Il mister chiede molta fase offensiva, ma nello stesso modo vuole la fase difensiva. Quindi è una fortuna per me avere il mister De Zerbi, perché giochiamo in un modulo in cui per me è il top, perché trovi anche allenatori che fanno un 4-3-3 con i terzini fermi lì a centrocampo. E lui mi chiede tanta fase offensiva, però mi chiede anche quella difensiva. Ci vuole tanta corsa e tanta voglia di andare avanti e indietro. Senti, hai giocato un po' al nord, un po' al centro, anche al sud, insomma, sei di Napoli, di vicino Napoli, come questa esperienza qui a Foggia, i primi mesi? È totalmente diversa. Trovato? È totalmente diversa dalle altre. Ho giocato in posti dove c'erano 200 tifosi o a volte anche meno, quindi trovare gli stimoli a volte sembrava quasi impossibile. Qui non c'è neanche bisogno, qui quando scendi a fare il riscaldamento, secondo me non ci sarebbe neanche bisogno di fare il riscaldamento. Io uscirei e giocherei subito guardando la curva piena e i tifosi. Come te la immagini questa stagione e cosa ti aspetti per te? Secondo te il Foggia che prospettive di classifica può avere da qui, insomma, qualche mese? Noi dobbiamo continuare così. Spero che tra qui a qualche mese avremo dei punti, tantissimi punti in più a quelli che abbiamo perso ultimamente. Però dobbiamo salvarci noi, cioè. Noi siamo consapevoli di essere una squadra molto forte e di giocatori, e una squadra formata da non solo un capitano ma più di uno, e questo per noi è una fortuna. Quindi noi dobbiamo solo lavorare e stare dietro al mister, e poi quello che arriva lo vediamo piano piano. Il tuo campionato, cosa spieghi? Io spero di fare bene come squadra. Io vengo in secondo piano, cioè io spero che di fare un campionato alla grande come squadra, di salvarci tranquillamente, che è la cosa più importante, e poi il singolo uscirà fuori grazie alla squadra. Quindi io mi aspetto non tantissimo, però, ma voglio salvarmi con il Foggia e voglio fare un grande campionato con questa squadra.